Onorevole, nel suo intervento ha fatto riferimento al problema del peso fiscale sulla produzione. La Commissione europea sono almeno 10 anni che chiede il taglio del cuneo fiscale. Questo è il momento per farlo, visto che è anche legato un po' al piano di difesa e quindi all'erogazione dei soldi. Il momento era da 20 anni fa, ogni momento sarebbe stato quello buono, e in parte è stato fatto, perché in questi 20 anni la tassazione sul lavoro e capitale è stata ridotta. Io sono un po' scettico quando si continua a utilizzare il termine cuneo anche nel dibattito di questi giorni, perché dentro al cuneo fiscale c'è di tutto. C'è l'IRPEF, che è il fronte su cui si sta agendo adesso, c'è anche l'IRAP per la componente lavoro, ci sono i contributi previdenziali e assistenziali, quindi dobbiamo essere un po' più specifici. Con questi 8 miliardi si taglia il cuneo, perché sia IRPEF che IRAP sono imposte che formano il cuneo, c'è la differenza fra costo del lavoro e retribuzione netta. Ripeto, bisognava farlo molto prima, in parte è stato fatto prima, io credo e spero che con questa legge di bilancio e con la delega fiscale possa essere fatto in maniera ancora più strutturale. Quindi c'è finalmente, possiamo dire che c'è finalmente questo cambio passo che l'Europa si attendeva dalla Camera? Sì, noi l'abbiamo costruito bene, perché per 6 mesi nelle commissioni finanze di Camera e Senato abbiamo lavorato, studiato, approfondito, audito, compresa la Commissione ovviamente, per farci un'idea precisa su come riformare strutturalmente il nostro fisco, e questa è una lezione importante di metodo. La politica italiana, che spesso è accusata di essere un po' approssimativa, può affrontare i problemi strutturali con metodo, con ordine e con una volontà politica chiara. Io spero che questo sia veramente il momento buono.